oggi Cibum e a pranzo con l'oste Lorenzo Mirante e lo chef Antonino Mirante. Benvenuti. Benvenuti. Grazie, qui mi trovo proprio in famiglia perché questa è una gestione familiare, la gestione della famiglia Mirante del ristorante al Vecchio Mulino di Castrocelo in provincia di Frosinone. Lorenzo, ricordiamo bene dove vi trovate. Ci troviamo sulla Casilina a Castrocelo, a pochi passi dal bivio di Aquino, facilmente raggiungibile sia dall'autostrada che ovviamente dalla Casilina. Siamo, diciamo, equidistanti da Roccasecca e da Cassino, a metà strada. Siete qui da 11 anni, Lorenzo. Sì, 11 anni. È passato del in un tempo, lampo. In un questo tempo, anche perché noi ci vediamo sempre con Cibum. E vogliamo ricordare, ecco, grosso modo, il vostro ristorante, che cosa propone. Voi fate sia carne che pesce. Sì, ecco, la nostra proposta spazia dalla carne e dal pesce. A cena facciamo anche la pizza. La pizza è a forno a legna. A base di mare, ecco, riusciamo a offrire tutto quello che ci offre quotidianamente il Golfo di Gaeta. La nostra scelta è ampia e cambia da giorno a giorno a seconda, appunto, del pescato del giorno. La carne invece è una carne locale, oltre che una selezione anche di carni, sì, estere. Oltre alle carni, diciamo, alle classiche carni locali che troviamo tutti i giorni qui da noi, riusciamo a dare una selezione di tagli particolari di settimana in settimana, quindi ogni settimana andiamo a trovare un taglio, diciamo, diverso per riuscire a accontentare i palati più prelibati. Più esigenti anche, no? Senti, io sono pronto per degustare questo pranzo, avete preparato che cosa? Un antipasto, Antonino. Antonino, che antipasto è? Un antipasto di insalata di polipo con patate e mentuccia. Dunque, questo polipo viene praticamente... È del Golfo di Gaeta. Del Golfo di Gaeta viene lessato, no? Lessato, sì. Per lessato, quanto tempo? Sì. Questo è un polpo verace? Sì, sì, verace, verace. Bello pesante. Dipende quindi poi dalla grandezza del polpo, non è che varia un po' dalla grandezza del polpo. È semplice, semplice condito con sale, olio e mentuccia, patate. Qui abbiamo la semplicità, io penso che anche tu puoi... Sì, sì. Assaggiare il frutto del tuo lavoro sì. E la freschezza di un pescato che viene esaltato dalla cucina mediterranea, che poi è una cucina semplice fondamentalmente, no? In effetti, sì. Una volta lessato, tagliato, condito, sì. Con dell'olio evo e con, ecco, giusto un po' di menta che dà quella freschezza tipica, noi riusciamo ad avere un piatto che introduce, perché ad un pasto a base di pesce, no? Anche se va detto, appunto, come dicevamo all'inizio, Lorenzo, che il menù di carne prevede altri tipi di antipasti e quindi in alternativa all'antipasto di pesce cosa c'è? Abbiamo, ecco, oltre, diciamo, al classico antipasto che adesso stiamo assaggiando, abbiamo tante alternative. Oggi nella giornata abbiamo preparato un'insalatina di orzo perlato con i frutti di mare, abbiamo i moscardini. Abbiamo tante, diciamo, tante stuzzicherie che andiamo a proporre ogni giorno. Oltre a questo, ovviamente, anche i salumi locali, il meglio che c'è nella zona, quindi andiamo a prendere tutti i salumi locali di Guarcino, andiamo a prendere i formaggi locali, quindi andiamo con i pecorini di Picinisco, andiamo con la mozzarella di bufala, che è fresca ogni giorno, e andiamo a offrire, diciamo, una vasta scelta sia a livello di montagna che a livello di mare, appunto. Sì, io vorrei continuare ad assaggiare questo ottimo polpo che Antonino ha preparato con tanta maestria, anche perché, ricordiamolo Antonino, sono diversi anni che tu eserciti questa professione. Quanti, lo possiamo dire? Diciamo che mi vergogno un po' a dirlo, sono 43. Ma tu sei giovanissimo, quindi diciamo che hai iniziato proprio, sì, da bambino, quindi possiamo dedurre l'età di Antonino. Di primo invece, Antonino, che cosa ci hai preparato di buono? I tagliolini con vongole, asparagi e paghino sul letto di tagli di zucchine. Questi tagliolini da chi vengono preparati? Da tua moglie? Sì. Sì. È vero? E con tanta pazienza. Adriana che prepara la pasta all'uovo. Un po' a mano, un po' con la macchinetta. Ecco, comunque, però insomma, voglio dire, è un prodotto, sì, rigorosamente artigianale. Artigianale, sì. Ecco, Antonino, ripeto, anche tu adesso, cosa che non accade quasi mai, che gli chef si possano, sì, sedere a tavola e degustare con calma, anche se davanti alle telecamere questa volta,
il prodotto, no, del proprio lavoro. C'è sicuramente il frutto di mare, la vongola, meravigliosa, verace. Si accosta proprio con diciamo, le punte di zucchina, con l'asparago, c'è quel bel contrasto che... Sì, beh, c'è, cioè, dicevo, appunto, la sapidità del frutto di mare, la dolcezza delle zucchine e poi comunque la particolarità del gusto dell'asparago, no? Lorenzo, presentaci un po' questo piatto. Ecco, questo, come abbiamo già detto, è un tagliolino tirato a mano che viene servito con le vongole, gli asparagi, il pachino e viene servito su un fondo di talli di zucchina. È un contrasto un po' particolare che piace a tanti. Oltre a questo ovviamente forniamo altri primi, sia a base di mare che a base di montagna. A seconda, diciamo, del pescato riusciamo ad offrire un primo all'astice, un primo alle vongole, un primo agli scampi. Oltre a quello ovviamente la montagna, infatti abbiamo preparato oggi una bella velutata con zucca e cannellini di Atina che serviamo generalmente con qualche crostino all'aglio. Oltre a questo, come non nominare la fettuccina ai porcini. Abbiamo una fettuccina di grano di Senatore Cappelli, una fettuccina molto particolare, granulosa, che si sposa perfetta con i porcini. Ovviamente a base di montagna, oltre ai porcini, offriamo tante altre scelte, dal ragù classico a una pasta ripiena, ecco. Faccio un esempio con melanzana e provola, una di quelle che va sia ai bambini che agli adulti, che piace bene o male a un pubblico molto ampio. Dunque, continuiamo con il pesce, perché oggi Antonino hai voluto proprio sbizzarrirti con il pescato fresco. Cosa c'era di fresco da cucinare per noi? Abbiamo fatto del rombo con carciofi e patate. Patata croccante in superficie, credo che si possa anche sentire dal taglio. Ecco. E con un po' di prezzemolo, che ovviamente ben ci sta, anche perché è quello che ci aiuta a dare pure un po' di colore al piatto. E poi ci sono i carciofi, Antonino, carciofi buonissimi, il rombo freschissimo, il carciofo e sopra questa patata croccante. Quindi tu come hai fatto? Semplicemente hai sfilettato il rombo? Abbiamo sfilettato il rombo e poi l'abbiamo leggermente condito, perché essendo fresco metto pochissimo sale, un po' di carciofi, diciamo questa sfoglia di patate tagliate un po' a rete, così. Anche, come dice, anche l'occhio vuole la sua parte. Certo, certo. Devo fare il solito taglio liscio, che è bello ugualmente, però fa un'altra figura. Oh, e poi va in forno. Va in forno per pochi circa minuti. Dipende poi il filetto come grande, da 15 minuti o 17-18 minuti, dipende un po'. Quindi massima, anche poi dal tipo di patata che uno si adopera. Che si usa, certo. Che quindi usa. Massima semplicità. Sì, Antonino, sì. Vedo se che. Più semplice di questo, guardi. Non... Ovviamente, però, anche per la carne possiamo fare un discorso simile, perché le vostre sono carni poi preparate alla griglia, Lorenzo, sì, fondamentalmente. Preparazioni, no? Molto semplici, non elaborate. Andiamo a offrire, diciamo, ogni giorno classici tagli che si vanno dalla tagliata alla bistecca, alla braciola, oltre a quello ovviamente all'arrosto misto, le costolette d'agnello. Ogni giorno, diciamo, creiamo questo tipo di scelta. Fiorentina, che ogni tanto, ecco, di settimana in settimana cambiamo, ecco, a volte riusciamo a dare una scottona piemontese, a volte prendiamo qualche black angus, ci è capitato anche di prendere qualche wagyu. Ovviamente per i gusti, gli intenditori e gli amanti di questo tipo di carne. Tipo di taglio. Bene. Particolare. E invece, tornando al pesce, cosa vogliamo proporre oltre, ecco, che... questo, diciamo, è uno della, il rombo, delle per esempio. Sì, il rombo è una delle preparazioni più classiche, fatto al forno con le patate. Ecco, in questo periodo non ci permette di sporzionarlo a tavola, ma ecco, in tempi migliori facciamo lo sporzionamento direttamente a tavola a vista, quindi quella è, diciamo, una cosa in più. Oltre al rombo, ecco, il pescato del giorno, che varia a seconda da giorno a giorno, dentice, ombrina, ricciola, a seconda, diciamo, quello che ci riesce a offrire il nostro golfo.
ovviamente la frittura non manca mai, la frittura è un obbligo qui al Vecchio Mulino, infatti vengono persone anche dal Golfo per, direttamente da Formia e Gaeta per assaporare la vera frittura qui da noi. E ovviamente ecco l'arrosto misto, i gamberoni, diciamo la scelta è molto ampia qui da noi. Siamo al dolce, è vero Antonino? Chi gli fa i dolci a casa? Mia moglie e mia nuora. L'abbiamo nominata Adriana, allora adesso la facciamo moglie, anche entrare. Si dedicano con passione ai dolci. Si mettono insieme chi fa una cosa. Esatto, quindi che cosa mangiamo di dolce? Oggi un bel tiramisù. Tiramisù, grazie Adriana, gentilissima, grazie anche a Letizia che ci ha assistito durante questo pasto. Guardate qui, anche qua abbiamo una porzione intera che noi assaggeremo ovviamente a beneficio dei nostri telespettatori per poter dire quanto è buona. Oh, e qui ci sono anche gli amaretti. Sì, questo è un tipo di tiramisù particolare che stiamo, diciamo, proponendo da un po' di giorni. Ah, allora c'è il croccante dell'amaretto, poi sotto è proprio una mousse. Sì. Io sento questa ottima, come dire, formula trovata che è un po' una via di mezzo tra il tiramisù classico e la mousse, poi imbellito anche da qualche ribes. Cerchiamo di evidenziarci dagli altri, con qualche piccola differenza. Un tocco di originalità. Ecco, personalizzare che... un po' la cosa diversa è dagli certo, altri. È certo, è certo. Siamo però... sempre alla ricerca di cose un po' particolari. C'è anche a chi non piace il caffè, no? Quindi voglio dire, oltre al tiramisù, Lorenzo... Cioè, oltre al tiramisù, ecco, noi riusciamo a offrire, diciamo, la classica sbriciolata nostra, che ovviamente, oltre a essere, diciamo, al classico frutti di bosco, potrebbe essere al cioccolato o al pistacchio, come per esempio oggi abbiamo preparato. Il tiramisù non solo in questo modo qua, ma lo prepariamo tante volte anche in varie soluzioni, quindi andiamo a fare il tiramisù al limoncello, il tiramisù tante volte classico, il tiramisù al pistacchio e oltre a questo ovviamente anche la panna cotta, la nostra panna cotta, la nostra cheesecake che proponiamo generalmente o ai frutti di bosco o alla Nutella. Ovviamente ci sono le, diciamo, varianti più golose al pistacchio con la granella sopra, quindi andiamo a dare quel tocco di croccante e cremoso insieme allo stesso tempo. Che non guasta. Ecco, noi oggi abbiamo degustato un pasto pressoché completo, grazie ai nostri ospiti, che però all'inizio già ci hanno detto come il loro locale, questo ristorante del Vecchio Mulino di Castrocelo, sia anche pizzeria con forno a legna. Ci sono delle pizze speciali che io credo bisogna menzionare, Lorenzo. È vero, sì, ecco, ce n'è una in particolare. Sì, ecco, quella su cui, diciamo, vorrei porre l'accento, appunto, è quella che andiamo, diciamo, a sfruttare il prodotto del momento, e in questo caso la zucca. Andiamo a fare quindi una pizza con vellutata di zucca, provola, e andiamo a dare o l'alternativa o con la pancetta, quindi andiamo a fare una pizza molto golosa e molto saporita, o in alternativa andiamo a fare vellutata di zucca, funghi porcini, provola e fior di latte, diciamo, per chi non vuole andare a mangiare salumi o carne. Oltre a questa qua, una delle pizze più gettonate del momento è quella con i fiori di zucca. Andiamo a fare una pizza con fiori di zucca, provola, qualche acciughetta e il pachino giallo. Quindi, diciamo, andiamo a dare molto colore a questa pizza e devo dire che è una delle mie preferite. Possiamo andare a nominare sempre la nostra pizza, quella più classica, la nostra Vecchio Mulino, che in pratica è una margherita con la bufala, con il cornicione ripieno di ricotta e qualche pachino giallo. E poi ci sono quelle le tradizionali classiche, che non mancano mai, pizza. Quindi chi vuole può venire a degustare anche le pizze tradizionali. E ricordiamo anche l'asporto, no? Perché sì, poi ovviamente in questo periodo l'asporto è una delle cose, diciamo, degli fattori principali. Ecco, tutte le sere, ad esclusione del martedì, effettuiamo appunto il servizio asporto.
dalle ore 18.30 alle ore 22.30 tutti i giorni. Sia per quanto riguarda i piatti del ristorante, sia per quanto riguarda per la cucina che la pizza. Bene. Riusciamo, diciamo, a ricevere ordini sia WhatsApp che telefonici, siamo, diciamo, molto all'avanguardia su questo settore. Quindi i nostri telespettatori ancora una volta hanno la possibilità di scegliere cosa fare. Quando non possono, possono venire, non possono venire da voi, però possono venire a, a prendere il cibo e portarlo a casa, mangiarlo a casa, oppure essere ospitati dalla famiglia Mirante, che veramente merita tutta la nostra considerazione e soprattutto i nostri complimenti per i prodotti che da 11 anni, sempre con grande successo, riesce a proporre sulle nostre tavole. Quindi grazie e speriamo grazie di vederci presto. A presto.